25 giugno ricorre l'anniversario della Repubblica, della nostra Repubblica, che oggi compie 77 anni. 77 anni dalla sua fondazione. 77 anni fa il voto referendario che sancì la nascita della Repubblica Italiana, anche a Como la cerimonia, organizzata in via Pretorio a due passi dal Duomo. Riunite le autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni del territorio e tanti cittadini. Chi non ha potuto presenziare ha seguito la manifestazione in televisione grazie alla diretta di ETV con il commento e le riflessioni del professor Lino Panzeri, docente di istituzioni di diritto pubblico dell'Università dell'Insubria. Con Lino Di Mameli, l'esecuzione a cura della Filarmonica 1890 di Monte Olimpino e cantato dai bambini, l'alzabandiera, poi i saluti del prefetto e quindi le parole del sindaco di Como che ha richiamato la responsabilità di tutti partendo dalla Costituzione, la legge fondamentale dello Stato. Un documento che tutti i giorni ci protegge e ci aiuta, ci guida e ci unisce come un solo uomo e ci fa essere splendidamente italiani. La Repubblica siamo noi e la sua qualità è strettamente legata alla qualità di noi cittadini. Più noi cittadini rispettiamo e rispetteremo i nostri principi fondativi, le nostre istituzioni, le nostre leggi e la nostra organizzazione, e più la nostra Repubblica prospererà. Abbiamo una enorme responsabilità. Consegnate poi le medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, affidate ai familiari dei deceduti, quattro in tutto gli insigniti: Giuseppe Ballarini, Carlo Borghi, Pierino Busnelli e Giuseppe Guidi. E poi le sei onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Carlo Pellegrini, impegnato in ambito sociale, nello sport e nelle attività di volontariato nella comunità di Sennacomasco, a Gregorio Mancino, fondatore della corrente artistica Movement Art, che mette a disposizione il suo talento per scopi benefici per diverse associazioni, al questore di Como Leonardo Biagioli e al direttore generale della SS Ilariana Fabio Banfi, al comandante della Guardia di Finanza di Como il colonnello Giuseppe Coppola e ancora a Giancarlo Longhi, che da oltre 25 anni opera nel settore ambientale. Infine è stata data lettura al messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai prefetti italiani proprio in occasione del 2 giugno. Il Capo dello Stato ha toccato molti temi, dall'alluvione in Emilia-Romagna alla gestione dei fondi del PNRR al lavoro. È il fare rete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di affrontare e superare le sfide e le crisi, con uno sguardo che sappia sempre guardare oltre l'emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini.